78 davanti a 58, Antonio Celegato a condurre davanti ad Angelo Catapano. Questo è l'esito della partenza, dell'avvio di questa manche che nella 50 vede di fronte i piloti del gruppo D e del gruppo E, piloti gruppo D contrapposti dunque a quelli del gruppo E, dopo Dossola Empoli, Celegato e Catapano, i due piloti partiti in prima fila. Tratta dell'ottava manche di qualificazione della 50 per i piloti. Andiamo a controllare nel gruppo D, si tratta del terzo impegno, così come per quelli del gruppo E. Preparino in pregriglia, ingresso pista, i piloti dei gruppi D e B, Domodossola Bologna della classe 60, al montaggio pneumatici, i piloti dei gruppi HF Hotel Firenze della stessa 60. Avremo ora quattro manche consecutive per la 60 nelle due diverse divisioni, mentre torneremo a vedere in pista i piloti della 50 nelle ultime due manche, presumibilmente tra le ore 10.55 e le 11.20. Quattro manche 60 dunque a seguire nell'ordine, prima D&B, Domodossola Bologna, poi HF Hotel Firenze, ancora CA, Como Ancona e a chiudere CE Genova Empoli.
Riprendiamo quarto giro in corso in questa manche 50, gruppi D e D, in testa Antonio Celegato, davanti al 31 Chiara Felici, ancora una buona prestazione per la brava Chiara, tentativo d'attacco al vertice condotto proprio da Chiara Felici che ora va a condurre. Chiara Felici in testa, ricordiamo per Chiara Felici ieri due sesti posti con Chiara che aveva mantenuto nella seconda delle manche del pomeriggio per lungo tempo un secondo posto perso proprio in extremis, il scivolone che avrebbe condotto Chiara poi in stessa posizione. Ora Chiara Felici cerca di rifarsi e ha pensato all'ultimo giro Chiara con... si riprende bene fino ad un chilometro alla conclusione. Presumibile che siano in molti a tifare per la brava Chiara Felici che si è messa alle spalle un nugolo di maschietti. Chiara dopo due sesti posti ieri avrebbe meritato molto di più, soprattutto nella seconda manche, era stata, ribadiamo, lungamente seconda per il premio. Oggi l'affermazione subisce l'attacco che la riporta in seconda posizione. Chiara Felici è seconda, chissà che non abbia ancora la forza di tentare il contrattacco, prova, va all'esterno all'ingresso della doppia S del Tormentino centrale, 300 metri alla conclusione, è tornato dunque alla guida della prova Celegato, Chiara Felici in seconda posizione, tenta di condurre in porto almeno questa piazza d'onore, addirittura d'arrivo va a vincere Antonio Celegato, Chiara Felici è seconda, riesce a difendersi su Catafano, Angelo Catafano ha tentato l'attacco nell'ultima ora, sul filo di rada del traguardo, mantiene il secondo posto la brava Chiara Felici, complimenti. Di recarsi presso la segreteria. Attenzione, velocemente in via ufficiosa al momento comunichiamo i nomi dei piloti che potrebbero disputare il primo recupero nell'ambito della prima divisione, nomi che confermeremo tra breve. I piloti citati sono pregati di prepararsi per la loro gara di recupero. Sono Pellizzoni 15, Iodice 17, chiedo scusa, Pellizzoni 25, Iodice 63, Caffer 42, Faccin 21, Sollazzo 23, Fabbri 25, Caterino, e dobbiamo correggere i nomi, Sollazzo chiediamo scusa 98, Faccin 27, Fabbri 120, Caterino 40, De Franceschi 162, tiene, non tiene, correggiamo, non tiene, ma Fusella 74, Gambararo 89, Pastore 84, De Giuseppe 103, Di Ganci 66, stiamo citando i nomi dei piloti che potrebbero disputare il primo recupero, prima divisione 60, abbiamo detto Di Ganci 66, Corri 77, Manducchi 95, Bottega 16, Occhipinti 122, Fusione 69, Brunello 51,
Gallucci 85, Mestri 28, Berri 60. Questi i nomi che potrebbero, usiamo il condizionale, li citiamo in via ufficiosa, a disputare il recupero della prima divisione 60. Secondo giro in corso nell'ambito di questa penultima manche 50, impegnati gruppi A e D con al vertice Lorenzo Camplese, partito in pole position, 58 Catapano ed uno Gianzante alle sue spalle, ma anche in questa manche si scatena un bel duello di vertice ed arriva l'aggancio di un quarto pilota. Intanto incombono le gare di recupero. Abbiamo già un certo ritardo rispetto al programma, invitiamo i piloti della classe 60 prima divisione, appena possibile in bacheca, a prendere visione della classifica e della propria appartenenza al primo o al secondo recupero, ribadiamo, di prima divisione. E tra breve torneremo a ricordarvi i nomi dei piloti che dovrebbero disputare il primo recupero. Attenzione, ripetiamo i nomi ancora in via ufficiosa, daremo conferma tra breve, dei piloti che andranno a disputare il primo recupero della prima divisione 60. Piloti classificatisi oltre la quattordicesima posizione nella classifica delle manche di prima divisione, gruppi A, B, C e D. I nomi dei piloti interessati al primo recupero, prima divisione, classe 60, potrebbero essere, tra breve la conferma, intanto forniamo i nomi, il 25 Pelizzoni, 63 Iodice, 42 Caffer, 27 Faccin, 98 Sollazzo, 120 Fabbri, 40 Caterino, 162 De Franceschi, 74 Fusella, 89 Gambararo, 84 Pastore, 103 De Giuseppe, 66 Di Canci, 77 Curri, 95 Manfoghi, 16 Bottega, 122 Occhi Pinti, 69 Fullone, 51 Brunello, 85 Gallucci, 28 Mestri e 60 Perri. Questi i nomi dei piloti che potrebbero disputare tra breve il primo recupero prima divisione 60, che dunque invitiamo ad avvicinarsi al parco pneumatici. Grazie. Thank you.
Intanto confermiamo ai piloti appena ricordati, piloti citati, impegnati dunque nel primo recupero prima divisione. Dunque Loris Giansante con il numero 1, il numero 3 Danilo Di Stefano, proveniente addirittura dalla 17esima posizione nel gruppetto di testa, insieme con, vediamo gli altri componenti, Angelo Catapano 58 e l'ex leader Lorenzo Camplese numero 15 in testa dei primi passaggi, scivolato poi di quinta posizione, ma di nuovo attacco collettivo, cambia tutto al vertice ancora una volta. Altra gara dalle ricche emozioni, riesce di nuovo vincitore Stefano Cucco. Cucco riesce ad allontanarsi questa volta tenendo a debita distanza gli inseguitori, tra loro 3-1-15, vince dunque Stefano Cucco, secondo posto nelle mani di Danilo Di Stefano, partito 17esimo. Inseriti nel primo recupero della prima divisione, dunque il primo dei sei recuperi previsti dal programma. Vi comunichiamo i nomi.